Mentre in Piazza Abbro procedevano i lavori per l'allestimento del palco che stasera ospiterà la serata finale della 27esima edizione del Festival delle Torri, organizzata dall'ente Sbandieratori Cavensi, a Palazzo di Città il vice sindaco Nunzio Senatore faceva gli onori di casa e dava il benvenuto alle importanti presenze internazionali ospiti del festival. In rappresentanza del Consolato Spagnolo di Napoli, il console generale José Luis Solano Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, e in rappresentanza dell'Ucraina il dottor Sergei Kozajewski, console generale a Napoli. I tre diplomatici hanno visitato le sale di Palazzo di Città e hanno avuto modo di apprezzare la storia della città metelliana e il filo comune tessuto dalla storia che lega Cava dei Tirreni alla Spagna e alla Casa d'Aragona. Simbolo ne è la pergamena in bianco custodita nelle sale del municipio, concessa nel 1460 da Ferdinando d'Aragona per l'eroica resistenza dei cavesi all'assedio di Giovanni d'Angiò. L'occasione è stata propizia anche per riproporre al console spagnolo Solano Gadea la proposta di gemellaggio tra la città di Cava e Castellón de la Plana, proposto dall'ente Sbandieratori già nel 1989.